Buongiorno, sono Fabio Concezzi, amministratore delegato di Intermarc Sistemi. Siamo qua all'ISE 2012 e approfittiamo per mostrarvi le novità della AMX. La novità principale è sicuramente i pannelli Modero X Series, e qui ne vedete uno esposto, il 20 pollici. E sono multitouch, quindi l'utente può in simultanea gestire illuminazione, clima, motorizzazioni e controllare tutte le sorgenti video. Hanno a bordo una telecamera HD, quindi sicuramente è un prodotto mirato per le sale conferenze. Hanno microfono e speakers, quindi in realtà l'utilizzatore della propria sala riunione vedrà questo come un'unica interfaccia. Hanno anche la possibilità di dialogare in Bluetooth e con uno standard radio NFC di riconoscere l'utente. Quindi quando io entro nella mia sala riunione o nella mia abitazione, il touch panel riconosce direttamente l'utente e si predispone come esso ha desiderato. E presentiamo Lenovo DVX. Lenovo è un prodotto all-in-one, perché in un unico prodotto abbiamo sia un sistema di controllo, sia una matrice video, uno scaler video e un sistema di amplificazione per due microfoni. Quindi sostanzialmente una sala riunione dai 4 alle 40 persone può essere gestita semplicemente installando questo apparato. Lenovo DGX è una matrice dell'AMX 16x16 o 32x32 che permette la distribuzione di qualunque segnale video analogico e digitale tramite il cavo HDMI categoria 5 o fibra ottica. Oltre ai segnali video vengono distribuiti segnali IP e segnali di controllo. Come vedete sulla parete, l'aspetto interessante è che lo stesso segnale viene visualizzato in plasma LCD con diversa risoluzione, da alta definizione fino a bassa risoluzione, 16 noni o 4 terzi, con la massima qualità del plasma stesso. Noi come azienda Intermarc Sistemi sono ormai 15 anni che lavoriamo in questo settore e abbiamo rapporti di distribuzione in esclusiva con AMX e con Philips Dynalight. E crediamo in questo segmento di mercato da molti anni e apprezziamo la crescita che stiamo ottenendo nel mercato italiano anche in questi momenti difficili tramite continue azioni di coinvolgimento di consulenti, clienti finali e rivenditori autorizzati. Mi chiamo Federico Valeri, sono responsabile per il centro sud Italia del reparto commerciale della Intermarc Sistemi. In questo momento ci troviamo allo stand Philips Dynalight per parlare di questi prodotti specializzati nel sistema di controllo luce, carichi elettrici e motorizzazione in generale. Nello specifico quello che stiamo osservando sono le interfacce utenti, uno degli aspetti più importanti di un sistema di controllo, perché sono i dispositivi con i quali si interagisce per controllare il sistema. Nello specifico sono dei tastierini con un'ampia gamma di finiture estetiche, tasti serigrafabili, programmabili liberamente, e siamo orgogliosi di annunciare in anteprima la nuova applicazione gratuita per iPhone e per iPad che permette di scaricare interamente la programmazione che è stata realizzata per la gestione del sistema all'interno della propria abitazione e di trovarsi immediatamente, senza dover perdere tempo, tutte le informazioni, i nomi delle aree, dei tastierini e dei circuiti elettrici all'interno del proprio dispositivo di controllo. Allora, una degli aspetti e delle caratteristiche più importanti dei sistemi di controllo Dynalight è l'estrema flessibilità. Estrema flessibilità che permette di cambiare in corsa il sistema adattandosi alle sue evoluzioni nel tempo o ai cambi di esigenza del cliente finale o dell'architetto. Qui nello specifico vediamo sistemi di controllo, nello specifico dimmer e relè, modulari. Quindi senza neanche toccare il cablaggio sul quadro elettrico è possibile cambiare le specifiche, le caratteristiche di funzionalità di ciascuna uscita semplicemente sostituendo delle schedine. Un altro aspetto importante è sicuramente la compatibilità con sistemi DALI, sia a livello di controllo sia a livello di potersi appoggiare all'infrastruttura DALI già esistente per poter realizzare un sistema di controllo. Dynalight non è soltanto un sistema di controllo luci, Dynalight è anche una porta verso l'integrazione dei sistemi, una porta verso la comunicazione, verso sistemi di climatizzazione, sistemi
ad esempio di motorizzazione su bus. Come vedete, in questo momento stiamo controllando un motore di una tenda oscurante controllato tramite bus. Per fare ciò è indispensabile avere a disposizione una serie di gateway, quindi una serie di scatolotti, se li vogliamo chiamare così, che fanno traduzione di linguaggio. Quindi i comandi che passano sul dynet, che è il bus da Analyte, vengono tradotti opportunamente da questi scatolotti, appunto da questi gateway, che sono disponibili nelle varie tipologie più importanti, più diffuse, il Connex, il Bucknet, il Lonework, addirittura dispositivi programmabili che permettono controllo diretto di televisori, videoproiettori controllabili sia in infrarosso che in seriale.